Buonasera, allora cominciamo da una notizia insomma interessante, anche perché a tutti gli effetti Ken è un giocatore nell'organico di questa Juventus e ha iniziato a lavorare parzialmente con il gruppo. Questa è una buona notizia perché con più giocatori ci sono e con più ci sono soluzioni, non dimentichiamo che Ken, al di là di tutto, stava facendo forse la sua miglior stagione in bianconero. Poi si è bloccato per questo infortunio, questa contusione che gli ha dato tutti questi grattacapi, diciamo così. E è tornato in organico alla Juve perché l'Atletico non se l'è sentita, e li capisco, perché non avrebbe ancora iniziato a giocare, cioè sarebbe stato ceduto all'Atletico in gennaio e non avrebbe ancora iniziato a giocare. Quindi l'Atletico avrebbe dovuto riatletizzarlo, tanto per rimarcare l'assonanza tra i due termini, e quindi ci sta che l'Atletico l'abbia rimandato al mittente, però può diventare una risorsa importante in questo finale di stagione, perché non dimentichiamo che ha avuto 3 gol annullati, uno per un fuorigioco abbastanza chiaro contro il Torino, gli altri due ve lo ricordate, contro il Verona, insomma, uno per un millimetro e stava andando verso il centro del campo, quindi non avrebbe beneficiato minimamente della sua posizione perché era al di là del difensore, che il difensore era addirittura in vantaggio su quel pallone, pensate un po', e l'altro ve lo ricordate, no? La scenata in campo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa è una buona notizia, sicuramente a fronte delle cattive notizie di centrocampo, ma di questo abbiamo già parlato, devo dire che c'è molta curiosità per vedere Alcaraz in campo dall'inizio. Penso che andrà così. Lui è carichissimo all'idea, argentino, insomma, se non è cresciuto nel mito di Maradona, lui non so chi possa essere cresciuto. E l'idea di giocare appunto nello stadio intitolato a Maradona, insomma, lo sta stimolando, lo sta gasando parecchio. E poi il ragazzo che abbiamo visto è sicuramente molto ben dotato tecnicamente. O Miretti, abbiamo detto, o Cambiaso interno del centrocampo, vediamo un po', insomma, le soluzioni non mancano, l'importante è che questa squadra abbia ritrovato, o dimostri, ecco, non l'abbia ritrovato, che dimostri di aver ritrovato un certo tipo di spirito, un certo tipo di compattezza, soprattutto, ecco, questo lo deve ancora dimostrare in fase difensiva, perché sono stati comunque troppi gol subiti in questo periodaccio che alla Juve naturalmente si augurano sia terminato. Allora, Allegri, le cose stanno esattamente così, per quanto ne so, ma ho avuto riscontri, mi sono confrontato, eccetera, diciamo che più o meno tutto collima. La Juve deve piazzarsi aritmeticamente per la prossima Champions. Dovrà capire se dovrà partecipare anche al Mondiale per Club, altra fonte di introito, ma lì dipende dal Napoli. Dopodiché, in base a quanto ricevuto, in base ad altre entrate, altre operazioni pianificate, eccetera, eccetera, verrà fissato il budget a disposizione del mercato. Verrà convocato Allegri, al quale si dirà: con questi soldi noi possiamo prendere Tizio, Caio, Sempronio, oppure solo Tizio, oppure solo Caio, oppure solo Sempronio, oppure due dei tre, faccio per dire, di questo livello, diciamo così, no? Ti sta bene? Sì, bene, allora allunghiamo di un anno. Non ho capito ancora se allungare di un anno o spalmare in un anno successivo lo stipendio che prende adesso, e non mi stupirei che fosse questa la decisione. E in ogni caso, se fosse allungamento di un anno a cifre inferiori rispetto ai 7 milioni netti percepiti adesso, non ti sta bene, mi dici no? Bene, allora studiamo una via d'uscita, studiamo una possibilità di non farti perdere tutti i soldi, ma nemmeno costringerci a darteli tutti. Detto questo, se poi lui si impunta e dice no, io non sono d'accordo, può essere esonerato e pagato per un'altra annualità, ma tanto Allegri, secondo me,
nell'arco dell'annata riceverebbe diverse proposte, anche tante, credetemi, anche tante. Quindi non resterebbe secondo me a spasso Allegri, a meno che non decidesse di rimanere a spasso. Questa è la situazione, questa è la fotografia della situazione, il che non significa che la Juve non abbia già appunto fermato almeno un altro allenatore, ed è Thiago Motta, fermato nel senso, la situazione è questa, ci interessa il tuo modo di lavorare, ci piace il tuo modo di lavorare, dacci giusto qualche settimana appunto per vedere quando arriverà questa benedetta qualificazione, perché poi anche lì dipenderà dall'ufficialità o meno dei 5 posti o meno, vi ho già spiegato il discorso di forbice che eventualmente si allarga. E Thiago Motta è la prima scelta, a quanto mi risulta, la prima scelta in caso di abbandono di Massimiliano Allegri. Altrimenti la Juve andrebbe avanti ancora un anno, gli proporrebbe l'allungamento di un anno del contratto. Questo è quanto, né più né meno. Dopodiché traete voi eventualmente le conclusioni, ma tanto so già che, essendosi risvegliata la parte di coloro che lo vogliono esonerare, anzi lo manderebbero via in questo momento, so già quali saranno i commenti che arriveranno. Una cosa mi sembra che sia stata chiara, non ho preso posizione, ho semplicemente riferito come sta la situazione, ok? Non nego la mia stima tecnica, tattica, chiamatela come volete, per Thiago Motta, non la nego certo e la ribadisco qua, ma facendo anche questo lavoro, sono il primo a dire, mi adeguo, ma giustamente mi adeguo nel senso, la situazione sarà questa, ci sarà Allegri, bene, si andrà avanti con Allegri, non ci sarà Allegri, ci sarà un altro, tanto non ci si può fare niente, è una decisione che prende la società assieme ad Allegri, non spreco energie nel scatenare battaglie, nel proporre chissà che cosa. In questo caso faccio il giornalista e prendo atto di una situazione, dopodiché, come ho sempre fatto, analizzerò le partite dell'anno prossimo, se saranno con Allegri, se saranno Thiago Motta o un altro allenatore, le analizzerò, né più né meno, al di là del fatto che potrebbero esserci delle novità l'anno prossimo, ma non spoilerò niente anche perché non sono sicuro, quindi non sono ancora sicuro. Avrei voluto parlare un pochino anche di Federico Chiesa. Chiudo questo video dicendo che sono state altre parole di Allegri significative l'altro giorno, cioè dopo la partita col Frosinone. Ne abbiamo parlato io e lui. Dice si è allenato in maniera altalenante perché appunto ha avuto ancora questi fastidi, sa che deve ritrovare la condizione, però sa anche, e questo è il nocciolo della questione, sa anche che deve dare il meglio di se stesso e deve essere importante da qui alla fine della stagione. È il terzo, quarto, il quinto appello diretto o indiretto al fatto di, lo traduco, Federico tira fuori le palle e rischia qualcosa di più. Questo è praticamente il significato di questa parola, di queste parole. Adesso devi tirar fuori tu gli attributi da qui alla fine della stagione e devi tornare ad essere quello che eri una volta, perché non lo sei più stato. Questo è il significato del messaggio e onestamente non mi sento di dargli torto. Iscrivetevi al canale e ci vediamo domani. Ciao 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 ciao.